chi ha un conto in sospeso con un ufficio dello Stato non può occuparsi delle attività di quell'ufficio. Io mi aspettavo che una comunità politica fosse solidale nei confronti di un compagno di partito che è oggetto di una gogna mediatica, per come la vedo io, ingiustificata da giorni. Senatore, buongiorno. Ci sono ancora motivi per stare insieme dentro a questo partito? Sembra il giorno della marmotta, no? Che oggi ricominciate a parlare di scissioni, di divisioni, di minoranze. Ora siete minoranza voi. Mi sembra che voi parliate di scissioni, di minoranze, di divisioni. Io credo che il Partito Democratico abbia senso perché è un progetto ancora utile per il nostro paese. Dopodiché ognuno fa le proprie scelte. Quella della segreteria da parte di Zingaretti personalmente a me non è piaciuta. Può stare sereno Zingaretti, no? Quindi tranquillo, avete dato un messaggio di tranquillità. Ci risiamo, sempre lo stesso copione. Si arriva alle divisioni, divisi, arrabbiati, agitati. No, non è così. No, ma è questa idea che si debba litigare. Non solitamente litigano i bambini. Gli adulti di solito discutono, quindi mi piacerebbe che riscoprissimo il senso di un partito dove la discussione è un valore e non invece dove l'obiettivo è distruggere il tuo avversario all'interno. Qui c'è una grande ipocrisia, no? Il problema, se vogliamo essere onesti fino in fondo, è su che cosa siamo uniti. Perché può anche essere che si debba riorganizzare un campo superando l'idea di un partito unico. Agli elettori cosa dice? Che servono più partiti? Io dico costruiamo, oltre al PD, insieme al PD, una roba che parli a chi non ama l'autoreferenzialità. Onorevole Casolotti, è chiuso così o c'è bisogno di un dibattito al gruppo, alla Camera, qualcuno l'ha chiesto? Ascoltiamo il segretario, scusate, siamo per la direzione. Attenti alle macchine, attenti. Attenzione alle macchine. L'autosospensione basta? No, questo è un primo passo e poi consentite anche a Lotti di difendersi, così come Ferri, così come tutti coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda che ha segnato il punto più basso della storia del rapporto tra politica e magistratura, perché qui non ci sono, guardate, reati penali, ma è evidente che ci sono ragioni di opportunità. Chi ha un conto in sospeso con un ufficio dello Stato non può occuparsi delle attività di quell'ufficio. Io mi aspettavo che una comunità politica fosse solidale nei confronti di un compagno di partito che è oggetto di una gogna mediatica, per come la vedo io, ingiustificata da giorni. Qualcuno l'ha già detto prima di me, Lotti ha avuto più attacchi interni che esterni. Però Lotti stesso non ha fatto male al PD. È una brutta immagine che esce, quella di un politico che incontra i magistrati per decidere la procura che lo deve giudicare, no? Luca non ha incontrato nessuno per decidere la procura che lo deve giudicare. Leggete bene le intercettazioni perché da lì si ricava che le teorie che stanno girando in questi giorni sono del tutto prive di fondamento. Purtroppo la ricerca del capro espiatorio, in questo caso Luca Lotti, ha distolto dal problema vero, che è quello dei dossieraggi che si fanno tra di loro i magistrati, che purtroppo stiamo vedendo emergere con una violenza inaudita in questi giorni. Per cui io credo che il dibattito vero in un partito serio debba essere quello su come si debba riformare il modo di eleggere quell'organo. Insomma, aveva ragione Berlusconi su un po' di cose riguardo alla magistratura, secondo lei? Guardi, io non credo di dover parlare di Berlusconi perché quello penso sia un capitolo che hanno chiuso gli elettori. Trovatemi le dichiarazioni di Berlusconi che dicono quello che dico io, poi ci riconfrontiamo.